Buongiorno, benvenuto, bentornate in questo nuovo vlog della mia vacanza. Oggi siamo a martedì 22 agosto. Sono le 9, mi sono svegliata con tutta calma. Lei è rimasto a dormire qua, tipo lui se n'è andato verso le 8 che doveva andare a lavorare. Io sono rimasta a letto a dormire, anche se eccomi qua, sono già sveglia. Assolutamente prepariamo la colazione stamattina, se no non parte. Ieri sera siamo stati alla Sagra della Porchetta vicino Teramo. A Campli precisamente, ma noi non siamo stati a cena perché siamo stati a cena a casa, quindi siamo andati dopo cena che c'erano gli amici di Ale, abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo sentito la musica, ma si è fatto lo stesso tardi. Adesso faccio colazione e devo sistemare tutta la cucina perché vi faccio vedere le condizioni in cui si trova. Questa è la situazione della cucina, quella è la situazione del tavolo e probabilmente oggi risposterò il tavolo della cucina in sala. Dopodiché sistemerò anche un po' a casa perché la mia intenzione oggi era quella di pranzare presto stamattina e andare al mare. Quindi mi sistemo casa, mi inizio a preparare, pranzo e vado al mare fino a stasera. Almeno faccio qualcosina e non sto chiusa in casa. Ieri a questa sagra c'era un ragazzo che lui non abita qui ma sta qui in vacanza. Io ho fatto la battuta, gli ho detto vabbè mi dai spunti su cosa fare, e lui mi ha guardato inizialmente un po' strano, però per me non era strana la domanda. Mi ha detto beh la mattina io vado al mare, il pomeriggio mi alleno. L'unica pecca è che qui il mare, cioè abituata da me, sta veramente a mezz'ora di macchina ogni volta, quindi mezz'ora andata e mezz'ora ritorno. In più sto passando giorni molto diversi da in primis quelli che immaginavo, da quelli che ero abituata a passare quando venivo qui solo il weekend. Faccio la mattina e dico ok, ma oggi che me ne faccio? Fortunatamente stamattina ecco, ho deciso così, domani probabilmente uscirò con Sara. Devo dire che fortunatamente sto riuscendo a staccare la spina dal lavoro, per esempio, dalla mia vita. Ci sta questa piccola pausa, però se mi chiedi Sara, sei felice, ti stai divertendo? Io non so che risponderti perché ore 11 e 12, qua ho dato una sistemata generale, poi ovviamente adesso queste cose andranno asciugate, quando farò la pasta farò anche il piano cottura, almeno così rientro a casa ed è tutto pulito e sistemato. Il bagno sta dai in condizioni decenti, la stanza sta messa bene, qui ho rifatto il letto, adesso devo preparare lo zaino per andare al mare, anche qui è abbastanza sistemato, ho rimesso il tavolino qui perché, ripeto, mi è molto più comodo. Oggi sicuramente farò anche questa fettina di pollo, anche se domani vorrei fare una cena super figa, solo che Ale mi dovrebbe portare un testo adatto. Voglio fare una ricetta che avevo visto su Facebook che si chiama il tortino di zucchine. Domani potremmo fare quello che è mercoledì, adesso glielo dico di portarmelo. Anche se è un po' presto, qui ho messo a bollire la pasta e l'ho già anche buttata. Io e Ale stasera abbiamo deciso di restare a casa a vedere un film. Infatti lui porterà il computer che lo collegheremo alla TV e vedremo un film su Netflix. Essendo che non usciremo, praticamente posso tornare all'ora che voglio io da mare, dato che comunque possiamo cenare anche più tardi, dato che non abbiamo orari. Sono contenta di questa cosa. L'unica pecca è che non ho un ombrellone. Uscirò, andrò al mare e sarò sotto il sole cocente. Spero di trovare, come la scorsa volta, un po' di ombra di un alberello e mi metto lì e andrò in una spiaggia un pochino più lontana dove andiamo sempre con Ale. Quindi allora il mare più vicino qui è a Giulianova, io andrò invece verso Roseto. Ok, ecco il mio pranzetto di oggi, è un po' tanta, mangerò quella che mi va, poi semmai la lascio un po' ad Ale che gli la faccio mangiare stasera, tanto questa anche fredda è buona. Ok, mezzogiorno e 40, sto ufficialmente uscendo, mi devo solo dare una pettinata e poi ci siamo. Spengo intanto i condizionatori. Sono arrivata al mare, fortunatamente ho trovato anche posto, ci ho messo circa una quarantina di minuti per arrivare. Fa caldo però, bene, adesso non so dove appoggiarmi. Alle 2 di pomeriggio senza ombrellone è veramente tosta, raga, cioè sto morendo, infatti mi sono messa un attimo qua. Ho trovato questo spazietto all'ombra, ho detto no, assolutamente deve essere mio. Vorrei tipo riavvolgere il nastro e tornare ai primi giorni qui e godermi di più il tempo con Ale. Calcolate che per un giorno io
un giorno e mezzo. Io e Ale abbiamo anche litigato pesantemente perché c'è stato un piccolo problema di comunicazione tra di noi. Questa è una cosa che non accetto neanch'io, però è doveroso dirlo ed è doveroso pure farlo. Questa storia, diciamo, questo capitolo della mia vita sta per giungere al termine. Io, Ale, Teramo, tutto quello che è stato per me non può continuare per sempre per tanti motivi. Cioè, io attualmente nella mia vita su questa cosa mi sento molto bloccata perché non riesco ad andare avanti, e non parlo solo in ambito di amore, non parlo solo di quello. Purtroppo sono consapevole, ma questo ero consapevole anche quando avevo un po' iniziato questo capitolo, prima o poi sarebbe finito, ecco. È passata già una settimana da quando sono qui, è volata, veramente volata. Tra pochi giorni me ne vado, no? Questa è una cosa difficile da accettare, perché andarmene significa un po' chiudere un capitolo. È pur vero che io tra 20 giorni sono di nuovo qui a Teramo perché ho la laurea di Sara, però vabbè, sarà una cosa molto easy, non so se rimarrò una o due notti. A volte non vogliamo andarcene da un posto, non vogliamo andarcene da una persona, però non sai quello che c'è dopo, no? Cioè, per ogni fine c'è un nuovo inizio, magari può essere doloroso, però ti porterà a nuovi inizi che saranno altrettanto belli, e spero che lo siano. Tendo a riflettere che io non sono pronta per questo addio, diciamo, no? Però magari, chissà, mi viene da pensare che tra un anno sto riguardando questo video e chissà quante cose cambieranno tra un anno. Sto tornando a casa perché sono le 5:40, ci metto circa 40 minuti per tornare, e dato che Ale tra un po' stacca da lavoro, vorrei passare, come vi ho detto, più tempo con lui. No raga, guardate che carino, c'è praticamente questa casa che è sul mare, cioè letteralmente lì al cancello e affaccia sul mare, pensate che bello. E questa è proprietà privata, ovvero che c'è un pezzetto di spiaggia nella sua proprietà, dove vedete ha messo l'amaca. No vabbè, è veramente bello. Tra l'altro non so voi, ma questo è il mio orario preferito per il mare. Infatti quando andavo in Sardegna rimanevamo fino a tardi, veramente tardi, prima di tornare a casa. È bellissimo stare al mare a quest'ora perché c'è poca gente, il sole non scotta troppo ed è super rilassante. Non potete capire quanto mi manca la Sardegna, veramente. Cioè, è nel cuore, la penso sempre, ogni anno, ogni estate, non c'è da dire anche questo, con la speranza un giorno di ritornare. La gioia di trovare la macchina all'ombra, non potete capire quanto è rade dentro di me. Comunque vi giuro, questi viali mi piacciono troppo e sono super estivi. Poi ci sono proprio le persone, ecco, che vanno in bicicletta, che escono dal mare, che hanno le case qui vicino. Ti danno veramente le vibes positive. Sono appena rientrata, sto aspettando un attimo Ale che mi dice verso che ora sta qui, in modo che capisco se posso andarmi a fare la doccia o lo aspetto direttamente, perché sennò non so come entrare giustamente. Comunque devo dire, è vero che mancano 6 giorni alla mia partenza, mi mancherà tutto questo, devo dire. Vediamo se mi ha risposto. Ha detto che tra circa 30 minuti sarà qui, quindi penso che riesco abbondantemente a farmi una doccia. Doccia fatta, oggi mi sono lavata anche i capelli. E mi ha detto che viene verso le 7:30. Sinceramente, se l'avessi saputo prima sarei tornata molto più tardi da mare e me la sarei presa molto più con calma. Fortunatamente abbiamo una cosa abbastanza veloce da cucinare stasera per cena. Però deve cucinare lui, perché a parte mi deve portare uova che io non ho a casa, ma poi non ho minimamente idea di come si cucini una frittata. Sistemo un attimo i capelli, mi metto anche a cacciare le cose per il mare, a pulire un attimo la borsa se riesco, e mi rilasso un attimo sul divano. Frittata pozzerella. Il discorso è, dobbiamo prendere la forchetta e far scendere di sotto quello che sta di sopra liquido. Cucinare il cannareccio. Cucinare la mano. Ok.
Non userò la tecnica rischiosa. No, anche perché no, la nostra cena va a farsi fottere. Cazzo, vabbè. Basta che la nostra frittata non vada a cucinare male. Eh? Basta che la nostra frittata non vada a cucinare male. No, no. Adesso lo farò asciugare un po' di sopra. Dai, ci siamo. Sì, è un buongiorno mattina, ma in realtà voglio salutarvi. Ieri sera alla fine ci siamo visti un film, una cosa molto tranquilla, ma non so, forse era meglio che uscivamo perché abbiamo tutti gli orari sballati, ci sono messi a dormire stratardi. Abbiamo visti Barbie. Sinceramente non mi ha soddisfatto chissà quanto, nel senso mi aspettavo di più da quel che avevo sentito dire in giro, quindi non mi ha preso molto. Infatti a metà film ho provato un po' a dormicchiare, ma ci sono riuscita ben poco. Detto questo, ragazze, questo video è finito. Io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate mi piace, condividete con i vostri amici amici, iscrivetevi al canale, fatemi sapere qui sotto con un commentino se vi è piaciuto, e noi ci vediamo domani sempre alle ore 13 per un nuovo vlog della vacanza. Ciao ragazze.